Allora, Lorenzo, sabato sono già in anticipo a Rimini, una bella vetrina televisiva, però una partita importante per voi. Sì, adesso smaltiamo un attimino questa prima partita che si è trovata una tosta, però l'abbiamo affrontata veramente con l'atteggiamento giusto, come chiediamo sempre ai nostri ragazzi. Poi oggi dovevamo calciare tante volte per fare gol perché avevamo un portiere che era stato di grande allenamento, però alla fine siamo tutti soddisfatti perché le prime partite sono sempre un po' particolari, sia a livello di condizioni, sia a livello di tempi di gioco. Siamo soddisfatti. Lorenzo, l'anno scorso, per esempio, 5 giorni fa, il Molise aveva cominciato una sconfitta, oggi comincia con un pareggio. La seconda stagione in un campionato, sempre quella più difficile, però il Molise è attrezzata per fare un'altra stagione. Sì, sì, abbiamo visto come ci siamo ripetuti sempre, che nel secondo tempo, soprattutto quando c'era da dare un po' di freschezza di giocatori di qualità, che abbiamo fatto di cambi, diciamo. Fatto sì che siamo riusciti a creare tantissimo e ti ripeto, io sono soddisfatto, c'è da lavorare e ancora tanto per trovare tanti meccanismi giusti, però c'è la volontà e la voglia la giusta. Questo sarà un campionato molto difficile, basta guardare solo i risultati della prima giornata per rendersi conto che di scontato non c'è assolutamente nulla, però il Molise quest'estate ha confermato il gruppo dell'anno scorso, ha fatto degli acquisti importanti, soprattutto ha lanciato nuovi giovani per la squadra. Sì, sì. Siamo contenti, questa nostra filosofia, questi giovani devono avere l'opportunità di giocare, di farsi questa loro, di mostrare sul campo il loro valore, però noi siamo a disposizione per riuscire a metterli in condizione di fare benissimo. Il campionato è tosto, lo sappiamo, abbiamo visto il pareggio di Rimini, abbiamo visto gli altri risultati, non lo so ancora, però non c'è niente di scontato come era l'anno scorso, quindi quest'anno anche il Formigine si era forzato molto, campo ottimi giocatori e questo rafforza di più, ancora di più il risultato positivo di oggi. Qual è quel desiderio che hai messo nel cassetto per quest'anno? Per quest'anno il nostro desiderio è, dico sempre ragazzi, vincere veramente più partite possibili, perché abbiamo tutto per farlo, non partire mai sconfitti o demoralizzati, avere sempre quella determinazione, quella fame di superare gli avversari. Poi a fine gara, da martedì, si allenteranno un po' qualche errore che ci sono sempre e poi piano piano andremo a preparare la partita successiva. Questo è quello che abbiamo in testa. Poi dopo, quando manca un mese al campionato, tireremo insomma.